Voi avete il cotechino e volete mangiarlo, ma c'è qualcuno a tavola a cui non piace? Il mistero è risolto. Vi preparo dei bottoni ripieni di cotechino, così chi lo ama lo sente. Chi non lo ama lo assaggia comunque. È per tutti. Iniziamo. Come li facciamo questi bottoni di cotechino? Sicuramente con lui, il cotechino a fette di negroni. Dopodiché, oglietto al basilico. No, oglietto al prezzemolo, scusate. È presto, sono le 9 del mattino, raga. Però, capite, cioè, già cucino il cotechino a quest'ora. Poi, i bottoni si fanno con una classica pasta all'uovo, quindi poi stendiamo, smattarelliamo bene, come piace fare a noi. Una fondutina al taleggio per avvolgere bene il tutto. E il gioco è fatto, raga. Molto semplice e indolore, quindi partiamo. Ragazzi, cosa fare? Lo sappiamo bene, è una vecchia storia. Farina, uova, pizzico d'olio, pizzico di sale, impastiamo, smattarelliamo, però prima facciamo il cotone. Pizzico di sale, per dare elasticità, l'olio. Iniziamo a sbatterlo, piano piano. È arrivato il momento del tarocco, ragazzi, perché quando poi si raggiunge questa consistenza, si prende il tarocco, così, e si fa hop, 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 e si inizia a mischiare bene il tutto. Pellicola, riposo in frigo almeno mezz'ora. Qui non ci vuole chissà che, però due cubetti di ghiaccio ti rendono il tutto bello dentro. Olio. È un olio, raga, quindi ci vuole olio. Se no non si chiamerebbe olio al prezzemolo, ma si chiamerebbe al prezzemolo. Colore vivo, colore intenso. Perfetto per i nostri bottoni! È pronto l'olio, olio pronto. Olietto. Più che un olio è diventata una salsa, ma era questa l'idea. Quindi se non volete chiamarlo olio, chiamatelo salsa di prezzemolo, va bene? Cin. Noi iniziamo a scaldare anche panna, 50%, taleggio, 50% del peso. Poi quando questa sobbolle, spegniamo, aggiungiamo e facciamo una fondutina, perché sarà il sugo, la crema che avvolgerà il nostro bottone. Panna, togliamo la parte esterna, cubettiamo, appena la panna sobbolle, dentro, dentro, dentro. Taleggino, un po' alla volta, e aspettiamo che si diffonda, no? All'interno della nostra panna. Cotechino a fette negroni lo prendiamo e lo mettiamo in ammollo nell'acqua bollente per 15 minuti. Poi lo tiriamo fuori, lo battiamo a coltello, un pizzico di pepe, lo mettiamo dentro un sac à poche e abbiamo pronto il nostro ripieno pazzesco per i bottoni. Quindi poi andremo a stendere anche la pasta. Ma una cosa alla volta. Non facciamo tutto insieme, non mettiamo tutto nel... Non mettete tutto nel calderone, ragazzi. Se no poi i problemi sembrano più grandi di quelli che sono. Andiamo, aggiungiamo il sale. Pasta fresca, mattarello. E vai. Ok, 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 ce l'abbiamo fatta. Giù una mestolata di fonduta. Meravigliosa. E giù i bottoni. Sono pronti, adesso li saltiamo nella loro fondutina. Pepino, impiantation. Ci è voluto un po', spero vi siano piaciuti. Perfetti per le feste, abbinamento top del sogno. Quindi ragazzi, provate a rifarli. Scrivetemi nei commenti qual è la pasta ripiena che preferite nel periodo natalizio, anche visto che si sta avvicinando. E niente, provatela perché è veramente una bomba. Continuate a seguirci, fate vedere a tutti il nostro video, attivate la campanella e commentate.